Ciao a tutti ragazzi da Zebra. È un contenuto completamente diverso rispetto a quello che porto generalmente sul mio canale, ma è un qualcosa che sento di farlo. E in questo caso è di sostegno, è come se dessi una pacca sulla spalla a Danny Lazzarin, in cui ha pubblicato un video dove Domingo Poliandri, che io seguivo perché ormai mi sono disiscritto dal suo canale, ha purtroppo toccato. E per invidia, non lo so cosa può essere che spinga questa gente. Ha toccato un tasto dolente, purtroppo, in cui io ci sono passato in prima persona, perdere un figlio. E quando si vuole attaccare sui social o fare un dissing, e tra me e te ci potrebbe anche stare, ci potrebbe anche stare. Ma quando si toccano degli argomenti così delicati, in cui Danny giustamente non ha mai fatto rivelazione, perché sono cose private, che io la prima volta che faccio anche, è brutto, cioè è veramente squallido, squallido attaccare le persone su questi argomenti. E da persona viscida, schifosa. E io ho tutta la mia il mio sostegno, Danny. Io non lo conosco, ma mi sono sentito veramente male perché, ripeto, ci sono passato in prima e so che cosa significa. So che cosa significa passare in quei momenti e non passa mai, ragazzi. Non passerà mai, mai. E vi invito, se chi mi segue e segue questo Domingo, di disiscriversi dal suo canale, perché non può far parte una persona persona, è già molto che lo chiamo persona, un soggetto del genere sui social, su questa community. È bruttissimo, ragazzi, è orrendo e squallido. E continuo a ripetere, ha tutto il mio sostegno, Danny, e spero che tutta la comunità YouTube gli sia vicino a Danny. Questo vale per Danny, vale per me, vale per tutti. Il personale che rimanga fuori dagli scherzi sui social. Io vi saluto e un grosso abbraccio a Danny. Arrivederci, ciao.